sventurati, ancora ingannati dalle mendaci parole di Papa Pio VI, oppure dalle false promesse di Mehmet Arif, Gran Mufti di Gerusalemme. Ciechi, figli miei, siete ciechi, poiché uomini malvagi e tiranni vi hanno voluto accecare. Ma io dico, non disperate, io dico, gioite! Dinanzi a voi sta la salvezza. Figli, io giungo ad aprire i vostri occhi al vero credo. Io giungo ad indicarvi la retta via al cielo. Gioite, figli miei, Al-Mansur, il vittorioso, è qui per redimervi. Non abbiate paura, non c'è nulla da temere. Dio non è in collera con voi perché ignorate. Non è peccato se non si conosce. Lo sarà tuttavia se, dopo aver udito la verità per bocca mia, di me che sono suo degno profeta, non vi convertirete. Io giungo a offrirvi la salvezza, ma voi dovrete pur accoglierla. Non temete. C'è stato un tempo in cui anch'io credevo alle menzogne. C'è stato un tempo in cui non ero il vittorioso Al-Mansur. La mia vita è stata una vita disordinata, caotica. Ma ora so che così volle Dio affinché potessi essere pronto a diventare suo degno profeta. Quando venni al mondo, nell'anno 1743 dalla nascita di Gesù Cristo, che non era figlio di Dio, ma un uomo come tutti noi, quando venni al mondo, i miei genitori vollero darmi battesimo con il nome di Giovanni Battista Boetti. Il battesimo. Il battesimo è la cosa più ridicola di tutte le cose ridicole di cui è pieno questo mondo ridicolo. Forse di più ridicolo del battesimo mi viene in mente solo la circoncisione. Comunque, Dio volle che venissi al... I bambini devono aprire gli occhi anch'essi al vero credo finché fanno in tempo. Dio volle che venissi al mondo nel paese di Camino, in queste terre che chiamano Monferrato. Non volle tuttavia che lì restassi. Dovevo viaggiare per il mondo, conoscere tutte le genti. E per invogliarmi ancora di più a partire, mi diede per padre un demonio pazzo ed ubriacone che ammazzò di botte mia madre quando avevo 10 anni. Sono stato molte cose. In gioventù... Sono stato un seduttore di successo, molto più di quel Giacomo Casanova di cui tanto si parla. E sono andato a caccia di femmine e gonnelle per Milano, per Praga, per Vienna. Bei tempi. Poi entrai nell'ordine domenicano e nel corso dei decenni successivi vi sarei rientrato e poi vi sarei stato ammesso ed espulso ed ammesso ed espulso ed ammesso ed espulso per molte volte. Prima che capissi finalmente che tutto ciò che insegnavano erano menzogne. Salute. Grazie. Sono stato gran medico della città di Mosul. Sono stato gran tesoriere della città di Urfa. Sono stato spia dei russi e agente segreto di Vittorio Amedeo III di Savoia. Sono stato vescovo giacobita e consigliere militare. Ho viaggiato per tutto il mondo. Sono stato in Persia, in Anatolia, in Siria, in Albione, in Francia, a Milano, a Napoli, a Ravenna, a Mosca, a Dublino, a Berlino, in Polonia, in Kurdistan. Ho conosciuto la sofferenza, Una volta, per aver bestemmiato Maometto, sono stato quasi impalato.
Un'altra, per non essere riuscito a curare un ricco dignitario turco, mi diedero 50 bastonate sulle piante dei piedi, e le sento ancora ora. Un'altra volta ancora fui quasi arrestato per aver tracciato uno schizzo delle mura di Costantinopoli. C'è stato un periodo in cui invece sono stato ricco e potente e i giannizzeri scattavano sull'attenti al mio passaggio. Quanto disordine, quanto caos, quanto peregrinare! Ma ora, ora so che tutto questo era parte del piano di Dio affinché mi trovassi in un giorno dell'anno 1781 dalla nascita di Cristo, anno primo della nuova era, in un umile villaggio nei pressi della città di Ahmadiyya, tra l'Anatolia e la Persia. Lì, colto dall'ispirazione divina, presi in affitto un'umile capanna tutta polverosa, dove restai rinchiuso per 96 giorni e 96 notti, assorto in meditazione. Durante quei giorni udii la voce di Dio sussurrare nel mio orecchio, indicarmi con disprezzo le menzogne del mondo degli uomini, spiegarmi qual è la verità, mostrarmi il vero credo. Ascoltate, figli, poiché questa è la verità. Dio è uno solo, ed esso va adorato nei cuori e con i cuori. Non vi è più grande vilipendio a Dio che la preghiera. Non pregate, non v'è nulla di più vergognoso che ringraziare l'Onnipotente o chiedergli dei favoretti. La Trinità è una favoletta sciocca per idioti. Dio è uno solo. La dannazione eterna, non abbiate paura, figli miei, non esiste. L'inferno è solo una dannazione temporanea, laddove il paradiso, esso sì, è eterno, eterna assenza dal male. Infine, l'incesto e la fornicazione non sono peccati, sono anzi cose naturalissime, come vediamo dagli animali. Codardi, avari e poltroni debbono essere spogliati di ogni ricchezza e mandati a lavorare nei campi. Questo è quello che mi ha detto Dio, questo è quello che mi ha detto Egli stesso con la sua voce onnipotente. Salute. L'ho sentito con le mie orecchie. A quel punto era chiara la mia santa missione. Dovevo diffondere il vero credo e per farlo abbattere tutte le tirannie degli uomini, a partire da quell'impero corrotto che era l'impero ottomano. 91 furono i miei primi accoliti e le nostre prime vittorie contro piccoli contingenti dell'impero portarono la nostra fama a crescere, così come fece la mia abilissima predicazione che voi stessi potete adesso assaggiare. Eravamo 8.000 quando marciammo contro il regno di Georgia e quando alla fine il re capitolò, eravamo 30.000 illuminati dalla volontà di Dio. Come potevamo essere sconfitti? Io fui chiamato Sheikh Mansur. Le voci delle mie vittorie correvano veloci per tutta Europa e per tutto il Medio Oriente. Nelle corti europee, poveretti, erano così confusi. C'era chi diceva che fossi un bramino apostata giunto dall'India, chi un inviato del Gran Lama tibetano, chi un granatiere piemontese rinnegato. Beh, questi c'erano andati vicini. Ma non è tutto. Nel Medio Oriente, ovunque, scoppiarono dei piccoli focolai di rivolta e i capi locali guidarono la loro ribellione all'impero ottomano prendendo per essi il nome di Al-Mansur. Uno stuolo di Al-Mansur! Ovviamente tutti inferiori rispetto all'originale. Il codardo sultano Selim
mi mandò ricchi doni e munizioni, chiedendomi di evitare di attaccare Costantinopoli. Io gli rispedii la testa mozzata del suo ambasciatore. E lui mi mandò ulteriori doni e ulteriori munizioni. Ed erano tanti soldi e tante munizioni. E allora decisi che tutto sommato la conquista di Costantinopoli poteva aspettare. Un sant'uomo questo Mansur, un sant'uomo! Oh, su via, state zitta, cosa ne sapete voi della mia missione? Volsi la mia attenzione contro un altro impero corrotto, l'impero russo! Anche se devo dire che ultimamente le battaglie non stanno andando così bene. Il principe Potionkin ci ha messi un po' alle strette. Oh, così crede! Il favore di Dio è dalla nostra parte. L'Onnipotente stesso guida le mie truppe in battaglia. Come possiamo essere sconfitti? Adesso, figli miei, sapete. Adesso conoscete il vero credo. Non avete più scuse per non convertirvi. Forza, convertitevi! Passate tra le schiere dei giusti, unitevi a me e convertitevi! Forza, convertitevi! E cosa aspettano? È che si convertano? Tutti? E tutti quanti, certo! Adesso? Beh, tra quanto dobbiamo aspettare? Abbiamo una missione! Mansur, non li facciamo bere neanche un po' di vino a questi signori? Forse che i bagordi orgiastici sono più importanti della volontà di Dio? No! Assolutamente no! Ma sappiamo tutti che un buon bicchiere di Barbera è un toccasana prima o dopo la battaglia. Possiamo andare? Per questa volta eviterò di passare a fil di spada tutti coloro che resistono alla tentazione, per via della ospitalità che mi è stata tanto gentilmente concessa. Ma ricordate, ora voi sapete il vero. Non vorrete certo vivere nella menzogna. Meditate! Poverino, non sa che alla fine i russi lo acchiapperanno.